E salve Pokéfanatici, bentornati a Pokémon Platino. Dopo la scorsa parte molto lunga, siamo arrivati da Evopoli, in questa nuova città dopo aver fatto la pista ciclabile e il Monte Corona, ovvero Quoripoli. E facciamo subito un incontro abbastanza strano. Ciao Baneri. Oh, grazie al cielo sei qui. Se non fosse stato per te, chissà dove sarebbe arrivato il mio Baneri. Baby Baneri, torna nella tua Pokéball, forza. Sono Ileana, sono un giudice di gara Pokémon. Fai un salto nell'arena delle virtù, così potrò ringraziarti come si deve. Bene. Abbiamo subito i primi incarichi appena arrivati. Comunque, da quella parte c'è il 208, da questa il 212. Ma per adesso dobbiamo visitare la città. Da questa parte, inoltre, troveremo due simpatici tipi che dopo ci daranno anche un altro uovo. Avete capito bene? Un altro uovo. Oh, wow. Che belle parti ricche e interessanti. Allora, da questa parte c'è il centro Pokémon, cosa che mi serve assolutamente. C'è il clown, se non sbaglio i clown ci affrontano, no? Sì, che bello! Sfida col clown! Vai! Bene, grazie per il consiglio. Curami di nuovo, donna. Allora. Per adesso io depositerei tranquillamente Pink Knight o Cupid. Qualcuno dei. No, Cupid però. No, Cupid lo devo tenere, cosa dico? Per adesso depositerei Pink Knight perché per ora non mi serve. Come ho già detto, non è ancora sicuro al 100% che lo terrò in squadra. Poi si vedrà più avanti. Comunque sarebbe un eventuale Gallade. Quindi per ora lo depositiamo. Andiamo a prendere quello che invece sarà al 100% un nuovo membro del nostro team. Avete capito bene. Entriamo in questa casa vicino al centro Pokémon e per la terza volta consecutiva avrò Eevee in squadra. Wow! E in ordine ho avuto Vaporeon, Espeon, cioè Vaporeon l'ho avuto in Flora Sky, Espeon in HeartGold, mentre in questo gioco avrò Jolteon, perché mi serve il tipo elettrico. Inoltre molti di voi sono fan di Jolteon, da quello che ho letto. Ogni volta che sceglievo di far evolvere Eevee in qualcosa che non fosse Jolteon, ricevevo sempre "No, vogliamo Jolteon!" Eccovi accontentati. E gli diamo anche un soprannome che sarà adatto a Jolteon. Per adesso i soprannomi dei miei Eevee sono stati Rainbow, Flamingo, e invece qui avrò un soprannome che è adatto a Jolteon. E lo chiamerò. Dove sei? Ok. Non trovo le lettere. Lo chiamerò in questo modo. Sparkle! Sparkle perché Spark. Devo veramente spiegare di cosa vuol dire Spark. Azione, altruismo. Ok. Lui deve essere allenato perché ci servirà. Comunque allo stesso livello di Quagsire. Per adesso Cupid non faccio conto come se non fosse della squadra perché non lo faccio combattere. Quindi per ora è come se avessi quattro Pokémon. Cupid per adesso è ancora in fase di. Cioè finché non è Togekiss non contatelo nel team. Quindi abbiamo quattro Pokémon che dovrò allenare per la sfida in palestra. E dovrò allenarli anche un pochino perché la sfida in palestra sarà dura. Questa palestra di Coripoli non è una baggianata. Dovrò allenarli almeno il 25 tutti quanti. Comunque, Arena delle Virtù, entriamo! Vediamo un pochino. Mamma, salve! Io che me l'ho andato di casa per non averla più tra i piedi. Ciao! Come stai? Oh, ecco il mio mito. Mito. Insomma, sono solamente Dlarz. Ok. Ciao, Dlarz. Aspetta, no, davvero, Olga è tua madre, quindi potresti essere una star delle gare? Oh, questo non lo so. Non ho mai parlato di gare con Dlarz, ma mi sorprende che voi due vi conosciate. Ah, sì, è vero, devo ringraziarti per prima. Ecco, prendi questo accessorio e otteniamo Lustro Polvere che serve per le gare, insomma, roba che non ci interessa minimamente. Quanto le gare, cioè, sì, seriamente, a me non interessano. Però mi sono divertito parecchio qualche anno fa a giocarle su Diamante e Perla. Però poi dopo un po' ti accorgi che sono sempre le stesse cose, non ne ho voglia, sinceramente. Ti sorprende vedermi, Dlarz? Mi annoiavo e quindi sono venuto a Quoripoli per una vacanza. Anch'io sono sorpresa di vederti qui, tesoro mio. Ma vuoi davvero partecipare alle gare? Non con quei vestiti, spero. Se i tuoi Pokémon sono tutti agghindati, tu non puoi vestirti normale. Metti questo per essere più elegante. E riceviamo lo Smoking. Wow.
Sono sicura che ti starà bene, del resto l'ho scelto io. Divertiti a legare, tesoro. Le gare ti daranno un'altra prospettiva del fascino dei Pokémon. Per te dovrebbe essere un'esperienza illuminante. Ora devo andare. Ok, tolta nostra madre dalle scatole, quella che vediamo lì è la capopalestra appunto di Cuoripoli. Che parla in francese, eh? Sì? Hai bisogno di qualcosa? Ah, oui, sei qui per le gare? Spero che ti divertirai beaucoup. Forse non lo sai, ma parteciperà anche Fanny, il capopalestra di Cuoripoli. Lei è, come si dice, très fantastique. Naturalmente, Fanny, c'est moi. Vabbè, l'ho detto in francese. Fammi dare un'occhiata. Pare che tu sia très forte. Molto interessante. Oui, oui, ti aspetto alla mia palestra. Un po' meno puzza sotto il naso? No. Ok, scherzi a parte. Allora, siamo a 6 minuti e io direi di finire di esplorare Cuoripoli, perché la palestra comunque la faremo nella prossima parte, mi dispiace. Da questa parte c'è la casa dei Poffin, Pokémon Fan Club. No, scusate, ho sbagliato. Dov'è la casa dei Poffin? Questa. Casa Poffin. E invece da questa parte c'è la cattedrale. Invece qui abbiamo il Parco Concordia, con cui possiamo passeggiare purtroppo solo con gli starter o con determinati Pokémon abbastanza carini. Parco Concordia che è stato reso molto più bene rispetto a Diamante e Perla. Nel Parco Concordia puoi fare la passeggiata con un Pokémon grazioso. Che ne dici? Vuoi fare una passeggiata con il tuo Quaxa? Anche un Quaxai posso? Bello! Ciao Quaxai, come stai? Comunque avrebbero potuto inserire la cosa che il Pokémon ti seguiva. Guardate qui quanto è bella, no? Potevano farla tranquillamente. Boh, magari non avevano voglia. Comunque, una curiosità che forse non sapete. Vedete questo isolotto con il conseguente pezzo di terra? Rappresenta la regione di Sinnoh. E questo pezzo di terra rappresenta il Monte Corona. Figo, eh? L'ho letto su internet. Ovviamente non lo sapevo da me, non ci sono arrivato da solo, l'ho letto su internet. Ok, peccato che purtroppo la grafica della ROM faccia queste righe nere, peccato veramente, ma comunque dai, sono cose che contano abbastanza poco, contano relativamente poco. Allora, si possono ottenere un sacco di strumenti da queste grotte, quindi volevo prenderlo, vabbè, lasciamo stare. Iniziamo a prendere prima di tutto attrazione. Bene, sono già due MT che troviamo. Poi, entriamo dentro, vediamo un po' cosa si trova. E poi non ho ancora capito come funzionano questi teletras... Cioè, secondo quale legge ci trasportiamo all'interno delle grotte? Non l'ho mai capito. Vabbè, diciamo bello. Va bene, ok, da questa parte quindi non si fa nulla di che. Quindi, dove possiamo andare? Mi ricordo che c'era un modo pure per arrivare sull'isoletta quella sopra. Ma sempre qui arriviamo. Ok, come si fa allora? Boh, non l'ho mai capito, sinceramente. No, vabbè, torniamo da quel lato che così usciamo. Pazienza, uomo paffutello, che sei lì sopra che mi guardi. Non ci incontreremo mai. E nemmeno tu, ragazzina. Ma io volevo quello strumento. Ah, ok, ho capito. Mamma mia, quanto sono stupido, che sbadato. C'è anche un'altra entrata. Oh mio Dio, perché me lo sono ricordato solo adesso? Infatti ora ci stavo pensando, aspetta, ma c'è un'altra entrata, mamma mia, sono scemo. Mi dimentico le cose, basta non giocare qualche anno, un gioco e ti dimentichi persino le sciocchezze. Va bene, comunque entriamo dall'altro lato, va? Vai, passeggiamo. Salve ragazzina. Ah, vediamo se trovo qualcosa. No, non ho trovato niente Quaxly, come al solito. Ok. Qui troviamo un moneta amuleto. Può essere utile. Può essere utile. Non per forza. Ok, vediamo di qua dove si va.
Salve, una zona abbastanza abbandonata. Vediamo se c'è qualche strumento nascosto. Pare di no. Pare. Poi non so se è di qui. No, veramente pare proprio di no. Ehi, qui c'è sicuramente qualcosa, dai. Non c'è nulla. Uffa. Ole, strumento. Lastra tetra, bene. Per le mosse spettro, per far diventare Arceus di tipo spettro. Bene. Non sono ancora riuscito a incontrare l'uomo paffuto. Forse se andiamo di qui. Uomo paffuto. Come ti raggiungo? Eccolo, ciao. Ciao, piacere di conoscerti. Adoro questo parco, per questo cerco di tenerlo pulito in ordine. Gran lustro? Sì, mi interessa, dammelo. Oh, beh, gran lustro ottenuto. Bene, ci vediamo domani, quando vuoi. Ok, abbiamo praticamente preso, credo, tutti gli strumenti che c'erano nel Parco Concordia, spero. Tranne quelli invisibili, va bene. E nulla, anche questa parte si può concludere tranquillamente qui dopo aver preso un nuovo membro, aver esplorato... il Parco Concordia da tutti e due i lati, aver trovato nostra madre, aver visitato la cosa del l'arena delle virtù. Possiamo fermarci qui, mi allenerò prima della prossima parte, così potremo affrontare la palestra. Per questa parte quindi è tutto e ci vediamo alla prossima. Bye bye.